La nostra campagna, il futuro delle nostre radici, ha sempre più adesioni. Hanno aderito all'Agenzia di Sviluppo Marche, che ringraziamo, e l'Università di Cassino, che farà un contest con gli studenti. Ma oggi andiamo nella Valle dell'Iri, andiamo precisamente ad Arce, dove c'è un museo molto particolare, il Museo della Ferrovia della Valle dell'Iri. E il racconto di questo museo ce lo fa Paolo Silvi, che è l'ideatore, e racconta una storia bellissima, iniziata 60 anni fa da bambino, quando ha ricevuto il primo regalo, come molti bambini, su un modellino delle ferrovie, delle stazioni, e poi questa passione ha continuato nella sua vita fino a diventare un museo. Aperto con amici e l'ha portato in giro per il mondo, perché poi è un settore molto particolare quello degli amanti delle ferrovie che si trovano in tutto il mondo e lui sta promuovendo la Valle dell'Iri ovunque. Allora siamo molto onorati di avere la sua storia e noi ricordiamo a tutti che eravamo il paese più bello del mondo, ma siamo ancora il paese più bello del mondo e lo saremo e lo devono sapere tutti quanti. Per cui mandateci le storie come ha fatto Paolo, noi le tradurremo in inglese e poi tutti insieme le faremo sapere. E questa della Valle dell'Iri la dobbiamo veramente mandare a tanti, non solo perché sono tanti paesi, perché la Valle dell'Iri è una valle bellissima, ma perché è una valle che ha avuto grandi problemi vicino Cassino durante la Seconda Guerra Mondiale e tantissimi immigrati all'estero, persone che in inglese vogliono sapere le storie del loro territorio. Allora scriveteci, noi siamo qui per aiutarvi e tutti insieme costruiremo il nostro futuro.